Salve, buongiorno. Come siamo? Stiamo preparandoci. Ops, mi hai detto che sto anno che c'è più uomini. È vero, i figli rustichi. Allora, presentiamo gli attori e i personaggi. Bene. Allora, personaggio e attore. Bene, io sono Margherita, la moglie di Lunardo, e mi chiamo Flora Benelli. Sono Marina, moglie di Simon. In realtà sono Silvia Baldan. Sir Simon? Sì, cara. Io mi chiamo Marina. Metti qui sopra, per cortesia. Io sono Rosita, la novizia. Non è già una base questa. Con le cose come che... La sposa. Canciano, Luigi Colorio, o Gigi. Personaggio e attore. Io faccio Lunardo, primo rustico, il più rustico di tutti. Speriamo che venga bene il più rustico. E mi chiamo Roberto Longo. Io sono Fiora Felice, quella che tutte noi donne vorremmo essere. Tutte quelle che le donne vorrebbero essere, giustamente. Signor Maurizio De Stroppe, papà di Filippetto. Sono Arduina. Sono il conte Riccardo degli Arcolai, amico del signor Canzano, e buon servitore della signora Felicia. Buon amico di E l'attore o l'attrice chi è? Mi chiamo Mari Pus, di Canareggio. Mi chiamo Rachele Ciccone. Allora tu chi sei? L'aiutante, si pare. Factotum. Mi chiamo Ciccone. Questo fatto del dopo di già fresca vero? Abbiamo un po' di preoccupazione, no? Ma già ciao. Figlia mia, devoto del finio carnevale. Cosa dicevo? Che bei spassi che abbiamo avuto. Vediamo? Neanche una strassa di commedia non avevamo visto. E vi fai una meraviglia per questo? Niente affatto. Se siete gemelli che sono maritata, mai o mai menai nessun luogo vostro signor padre? Eh sì, sai. Non vedeva ora che si tornasse a maritare. Ho già in casa da sola, diceva tra di me. Compatisco, signor padre. E io non mi voglio menare. Non va nessuno da mandarmi. Se marita, andrò con signora Marina. E sa tornare a maritare? Ma da quel che vedo, non che se niente, né parea. E il zio un orso, figlia mia, non si diverte io. E non vuol che si divertimo neanche a lui. E sì, sarebbe. Cogera da maritare, spassi non me ne mancava, sono stata ben arrivata. Oh, mia madre già era una donna sutia, e se qualcosa non gli piaceva, la sapeva criare e la sapeva alzare in mano. Ma cogera i suoi tempi, ne dava i nostri divertimenti e curarsi. In autunno andavamo 2 o 3 volte a teatro, e a carnevale 5 o 6. E se qualcuno gli dava una chiave da palco, oh, e ne menava l'opera, e a commedia. Comprava il suo bonacciare, spendeva i suoi bei bessetti e procurava di trovare dove chi fava commedie buone da poter menare dei figli. E avveniva con me. E se divertivimo, figurarsi. E poi andavimo a ridotto, un pochettino sugli ston, un pochettino piaceva dai stroidi, ai burattini e un bel de volte ai casotti. E costeggimo casa, non ne mancava la nostra conversazione. Veniva parenti, veniva amici, veniva anche qualche del zubile. Ah, ma non che c'era pericolo, figurarsi.
Figurarsela l'ha detto fin adesso 6 volte. Meno di dire di non essere di quei che non gli piace tutto il giorno andare accorciando. Ma sì o sì, qualche volta, mi piacerà anche a me. E mi poverazza, che non vado mai fuori da porta, che non voglio neanche che vada un fio al balcone. L'altro giorno mi sono buttata così un pochetto in scampar, mi ha visto che affettassa della lasagnera, e aveva detto, io credesto che mi bastona. E a me, quante non me ne hai udito per causa vostra? De Diana, cosa che faccio? Voi manco, figlia mia, ve maritare, ma mio da star qua finché vivo. Dica se oramai, ma maritaroggio. Mi crederà di sì. La dica se oramai, e quando me maritarò? Me maritare, figurarsi, quando che si è l'ora. Se non me maritarà, senza che mio sappia. Ma che spropositi l'avete a sapere anche a voi? Nessuno ancora mi ha detto niente. Se mi ve l'ha detto, il mio dirà. Che se niente, perché? Ghesè, mio ghesè. Ma mio marito non vuol che vi dica niente. Cara, io dico. No, da sé, non figlia mia. Cara, io qualcosa. Ah, qualcosa. Se vi dico niente, mi salta addosso che fa un basilisco. No, non so fare a mille se il padre se la me lo dice. Figurarsi se non che lo dire. No, da sé, non figurarsi che non lo dico. Cosa gli entra adesso sto figurarsi? Non so neanche me. Lo so, e dico che non me ne ricordo. Tu in testa che a me burla lì, sta frascola. E a dire a signora Mare? Animo, e amore, ma non veni ancora finito che a calza. Dopo 8. Se vieni in casa io che a casa non si finia, e dirà che si sta tutto il giorno ai balconi. E mi non vuoi figurarsi, ormai mi asso sto vizio. E a parte con spessico. E mi dica che cosa di sono visto. Ma di qua è non visto. Io che me maritarò. Ah, volesse! Cara, io se sa qualcosa. Non so niente. Neanche mo, niente mo, neanche mo. Oh, so stufa. Ma sia mai naso. Cosa esti sesti? Non ho nessuno sto modo che me vado bene. Me voglio fin troppo, frascona. Sì, ben da maregna. Cosa avevo detto? Niente. Senti, Sabe, non mi stia a saccare che devoto, mi dà vantaggio che ne sopporto assai in sta casa. Go un marino che mi rosica tutto il giorno e non che mancherà di altro, figurarsi, che mi avesse da graviare a capa e fiastra. Ma cara, signora Maria, vai cara molto presto. Era quasi ragione, so diventare una bestia. A me non c'era sa così una volta. Ah, non c'è rimedio. Chi sta col lobo impara a urlare. De Diana avevo qualche tiro. Ed ecco fa i gatti. Signor padre, patron. Signoria, non si serve neanche. Ah, volè. E va a farmi un complimento a me. Ma se a lavorare. Ora, guarda, vorrà fin adesso. Quando è volto finì a casa. Stavo a vedere, figurarsi che siamo pagati a giornata. Sempre venimo a dire il merito, mentre sempre te stai disposto. Ma via, caro signor padre, manco questi ultimi giorni di carnevale che non staga a criare, che se non devi in nessun luogo. Pazienza, ma stiamo in pace al manco. E io non posso stare un giorno senza criare. Senti che strambassa, cosa sono tu? Una bestia, un tartaro. E cosa mi puoi lamentare? E cosa onesta mi piace anche a me? Beh, via donca, che nemmeno un pochetto in maschera. In maschera? In maschera? Ah, adesso è coggioso. E avevo tanto muso a dirmi mica mi viene in maschera. Cosa sia sta maschera? Par cosa si va in maschera? Ah, non mi fai parlare. E puttana non vuole andare in maschera. E i maridai? Neanche i maridai, signora no, neanche i maridai. E per cosa non hai altre figurarsi che vai? Oh, figurarsi. Mi non penso agli altri, penso a casa mia. Perché? Figurarsi, veniamo a dire il merito, perché sei un orso. Ma Margherita cambia giudizio. Signor Leonardo, non la mestussega. Ma via, caro signor padre, non mi importa d'andare in maschera.
Stiamo in buona al manco. Ma non mi sentivo, è sempre io, venimo. Non mi sento. Patrona. Cos'è? Vieni a far male perché rido? Ma via, vieni qua. Vieni qua, tutte e due. Senti. Pare che qualche volta che anche amica abbia qualcosa in testa e mi pare che sia fastidioso. Par. Ma il cuoso de loggia. Siamo de carneval e loggio che se troviamo è nostra giornata. Magari. E via, mo sentimo. Senti, loggio che in cuo ci siamo in compagnia. Dove? A casa. E dove vorresti che andessimo? All'osteria! Sì o no all'osteria? Ah, in casa dei nisumi, no vago, venimo a dire merito a mangiare che costi i nisumi. Tasia, non che tende, parli con me. Voi ho invitato qualche tu? Ah, sì, sì. E chi avevi invitato? Ho invitato della gente, venga da qua, e staremo bene, e se godaremo. Chi sei? Sarò curiosa. Ma caro vecchio, ma vuoi che sappiamo chi è da venire? E non voglio che io dica. Ma se lo sa, venga la signor Cacciante Tuffa, signor Simon Bestroppe, e signor Massimo Manuele. Cospetto di diametre, cai su e aggiusta. Io mi ben trovai fuori dal masso. Cosa vorresti dire? Non c'è tre uomini, cosa ti è? Tre selvaghi come voi. Oh, cara padrona, al tempo dal tuo, a un uomo che giudizia, se gli dice venimo a dire il merito, uomo selvatico. E sapevo perché? Perché voi avete da essere troppo desmestiche. Non vi contentate dell'onesto. Vi piacerà di ciassetti, i baccetti, le buffonerie, le mode, i potessi. Ma stare in casa vi farete stare in prigione. E con gli abiti mi costa assai, Luise Bei. E con osse pratica vi viene una malinconia. E non pensé al fino che avevo fiato giudizio. Chi che vendri io? Fa mettersi vento io. Chi che vuol vivere in casa sua con riguardo, con serietà e con reputazione? Se che dice, venivo a dire il merito. O seccaggine, amorustego, o selvatico. Parli o meno, per parli di la verità. Aramino, vuoi contenderfe tutto quello che vuoi tu? Donca venirà a disnar con lui? Signora Feisse e signora Marina? Ma signora, sì, così vedevo una piazza in cammino e praticare. Ma tutti col suo matrimonio, così non che se venimo a dire me. Cosa stiamo ascoltando? Le cose che non posso sentire. Una che dovrebbe stregarmi. Come va che il negozio? Mi comparò. Andete a. Tidiana, cosa che faccio? Andete a, vi dico. E sempre state bene. Ma andete a che mi davo una schiaffata in termuso. Si ora male. E via, col vadito che andè, obbedì. Oh, se che fosse mia madre buona. Se mi venisse un scorsare, rottoria. Suo viso non vedevo ragione, ma in verità se troppo non stego col chiaputa. Che vedevo, non sa niente, finché loggio bene, ma tengo in timore. Mai che vedessi un divertimento. Beh, punta da stare in casa, non sei meno torsiando. Ma manco una sera, è commedia. Signora no, voi potete dire quel marito, tu è signor, mi via d'ago, che non si è mai messo una maschera sul viso e non si è mai stata a un teatro. E così, vado avanti sto maridosso. Non avevi detto niente, puttana? Mi, niente. Ma, guarda bene, vede? Ma no, in verità vi dico. Mi credo, vede, la sapere che maritata. Ecco chi, se può lo sapere. Uscito, quindi anche l'aria lo sappia. Con figlio del signor Maurizio. Con signor Fifetto! Tutta sé! Sinto Deliana! Cosa sei, un qualche contrabbando? Ma no, voglio che nessuno sappia, fate un. Se farai o presto? Presto! L'avevo fatta domandare? Ma da sé, se perde, che è una cosa anche che promessa. Anche promessa che l'ha detto. Adesso è la legge. Ma senza dire niente! Cosa farò me?
Cosa che devo di donca? Io che voglio lì. E mi donca? Mi sono stato a mi figurarsi, non se mi dice niente. Ma figurarsi, figurarsi, non ve lo dico adesso. E appunto quando lo saprà? Ma si sposerà. Ma mi sa che lo ma sei sicuro che cambia da piace? Non so parolmi. Ben, ben, va a vostra figlia, fino a mia impasso, che tutto quello che vuoi. Poi poter dire qua marito che mi, nessuno ha visto mia figlia e chi è quello che la vede la deve sposare. E se con la vede non la vuoi? Oh, oh, pare, me la dai parola. Oh, che bel matrimonio! Ma cosa vuoi se chi fa se prima l'amore? I batte, vado a vedere chi è! No, mi serva! E a fare i letti andare a vedere chi è! Non vuoi che andai sui balconi? Mi andano a me! No, voglio che andai! Che andano a me! Comando a me, veniamo a dire il merito! Comando a me! Che uomo che m'ha toccato, non è un compagno sotto a capa del seo. Ecco, el me stufa con quel sobrimo di merito, debotto, debotto, figurarsi, non lo posso più sopportare. Sapete chi sei? Chi? San Maurizio. E il padre del novizio. Giusto io. Che lo posso dire? Non deve andare. Mi mandi via. Non devi andare qua. Non vuoi che senta? Sì, ora no. Andete a. Ma vabbè, cosa so io mi? So paromi. E mi non so vostra moglie. Andete a. Ma che orso che sei? Cospetto e tacca via. Oh, che satiro! E a finire. Oh, che bestia ne ho! Grazie andata. Con il buone non si fa mai niente. Bisogna sempre criare. E voglio bene, ne voglio assai. Ma in casa mia non deve essere altri paroni che me. Signor Lunardo, paroni. Signor Maurizio, signorina. Do parlare con tutto. E che avevi detto che avevo maritato? Che ho detto. E cosa dice? E dice che Gavaria caro deve vederla prima. No. Questo non sei nei nostri parti. Oh, non ti incolera, compare. E tutto fare tutto quello che io dico mio. E ora con voi a dote se pareggiata. Vengo promesso sia i miei ducati e sia i miei ducati di danno. Dicemi voi tanti cettini, tanti ducati d'argento, voi che vi scrivete un banco, come andiamo? No, i bei sì, mi non voglio. O mi girei un capitale di zecca, o investimo il meglio che se poi. Sì, faremo come che comandi tu. Non si spende in abiti. Oh, mi piatavo, come che è se? No, gara roba di sea. Ma è qualche strassetto. In casa mia non voglio sea, finché so vivo mi e andate andare con le veste di lana. E non voglio neanche i cavallini, i sergi, e i topei, cartoline sul volto. Bravo, così mi piace anche a me. Ma... le sorge, vieni fermo. Oh, che farò, i soboni, i manini d'oro. E così a festa che darò un soggetto che c'era delle mugere e un paio delle cinetti di perle. Sì, ben. Ma non stessi a fare minzioneria di farigare sta roba è moda. Se credo che sia matto, esogesi sempre è moda. Cosa sia sta moda? Eppure se butta via il tempo del cuo, tanti di qui bessi in ste ligature. Sì. Per i garri soldi ogni 10 anni, in caso di 100 anni, e avremo comprato 2 volte. Pure pochi che pensiamo, che pensiamo noi. E che gai bessi che avremo noi. E gli dice mo che noi non saremo gode. Poverassi, gli crede che non vi sia altro modo che quello che gode ora. E c'è un bel fatto il poter dire che non mi manca niente. E in caso di bisogno posso mettere le mani su 100 zecchini. Bravo, e mangiare bene. Dei buoni poastri, dei buoni caponi, dei buoni stracui di vedeo. E tutto buono e fresco e a buon mercato. E a casa sua, senza strepiti, senza sussuri. Senza nessun che ne intriga i visi. E nessuno si è fatti i nostri. E siamo paroni lunghi. E la mujer non comanda. E i fiori stanno a fiori. Ah, mia figlia è già levata così. Mia
anche a mio figlio se ne va, se ben le va. Non che sei pericolo che butta un bagatino. Ah, mia figlia è a far di tutto. In casa questo che affassa di tutto. Fino a vari piatti. E me figlio, perché non si infassa con le serve? Che ho insegnati la su i busi dei calze e a metterli con lei ai pantaloni. Via, bestrighemoce. Con voi, compagno. Via, fermo sto sposaizio. A cuosa, sapete? Si è disata lì. Già avevo detto, ho quattro artesini, venimo a dire il merito. Ma tanto fatti! Vabbè, mangeremo! E secondaremo! E saremo allegri! E poi dirà che siamo salvati! Puffe! Martuffi!